Radio Mi Piaci. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Buon lunedì 16 aprile. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, un altro sabato amaro per la tifoseria biancorossa, costretta ad ingoiare un altro boccone amarissimo. Il Bari si fa infatti recuperare due gol dal Pescara di Pillon. Puntata odierna dedicata ovviamente all'incredibile partita di sabato pomeriggio andata in scena all'Adriatico di Pescara. Ci sono tante, tantissime cose da dire. Partiamo quindi subito, ma prima vado a salutare, penso, un altro tifoso molto molto arrabbiato, Luca Deleteris. Ciao Nicola, buongiorno, buongiorno a te. Sì, arrabbiato, un po' deluso, insomma, da quanto successo più che dal risultato. Linee aperte sin da subito per i nostri tifosi del Bari all'ascolto. Contattateci per dirci la vostra, per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda ovviamente questa incredibile rimonta subita dal Bari. Quello che vi chiediamo è: Bari rimontato dal Pescara, di chi le colpe di questo passo falso? Cattivo sulla nostra pagina Facebook, Tanto non capirai, Orgoglio Barese su Radio Mi Piace, un post per commentare la trasmissione con noi. Non vi nascondo che sono già giunti tantissimi messaggi prima ancora di iniziare la trasmissione. Abbiamo il nostro servizio WhatsApp praticamente in tilt, tantissimi messaggi anche su Facebook. Tra un po' andremo a leggere, però non vi prometto, insomma, non so se riusciremo a leggerli tutti, quindi vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Allora, vediamo subito se invece qualcuno tra voi nella puntata di venerdì aveva pronosticato proprio un 2-2 tra Pescara e Bari. Quasi tutti credevano giustamente in una vittoria del Bari, vittoria che sembrava anche tra l'altro ipotecata. Invece è giunto un pari molto molto amaro. Quindi nessuno tra voi ha indovinato, ma c'è subito un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto non capirai. Pronto, buongiorno Nicola, sono Francesco da Bari. Ciao Francesco, ciao. Nicola, il mio parere è che il Bari quest'anno, neanche quest'anno, va in Serie A. Questa è la cosa che penso io, perché questa è tutta una messa presa per in giro. Vinci domani 6 e perdi sabato a Foggia. Vinci in casa e perdi fuori. A me questa sarebbe tutto come l'anno scorso, tutto playoff. Fa una partita ed esce fuori. Fa 50.000 e va presa in giro e esce fuori dai playoff. Tutto qua. Buongiorno. Va bene. Ma ragazzi, questa cosa mi sono soffermato più volte. Il fatto che la società non vuole andare in Serie A, per me è follia, perché sarebbe da pazzi rinunciare ai milioni dei diritti TV e tante altre cose. Quindi parlavi di incassi, ecco, parliamo anche degli incassi in Serie A. Quindi no, su questa cosa io non sono assolutamente d'accordo. Comunque, cercando di fare una disamina su quello che è accaduto sabato, sono passate tante ore da quel beffardo fischio finale del signor Pinzani, ancora lui, continua a portarci bene, tra virgolette, sono ironico, ma la rabbia per quei tre punti buttati, io come penso anche tutti voi, non riesco a smaltirla, perché ancora una volta siamo qui a commentare le partite nella partita giocata nel Bari. Un Bari quasi perfetto nel primo tempo, un primo tempo chiuso in scioltezza, in vantaggio di due gol, poi troppo leziosi e deconcentrati nella ripresa, perché il Bari nel secondo tempo comunque ha giocato per buona parte, ha avuto anche delle occasioni per trovare il terzo gol, però ha commesso troppi errori, figli, ripeto, della disattenzione e della presunzione, perché vi porto tre esempi, giusto per intenderci. Uno, il primo gol subito ad inizio ripresa, difesa schierata male con Marrone avanti di circa 5 metri rispetto a Gionberg, quindi una linea difensiva proprio che non c'era, quindi tu non puoi appena rientri in campo schierarti in quel modo lì, perché dimostri che non ci sei con la testa, tu calciatore del Bari non ci sei con la testa. Poi quel doppio miracolo, quello un campanello d'allarme di Mikai su Pettinari, tutto nato da un fallo laterale
fallo laterale con una palla lenta, neanche un cross veloce, c'era la difesa schierata e nessuno che è intervenuto. Pettinari ha potuto girarsi, calciare, Micaia ha fatto il primo miracolo, poi ne ha fatto un altro, nessuno che è andato sulla respinta di Micai, quindi a conferma che la squadra non era concentrata neanche in quella situazione. E poi il gol del Bari. Certo, ci sarebbe da parlare del probabile fuorigioco, del fatto, si dice, che i giocatori fossero in attesa del fischio dell'arbitro, però anche lì non puoi difendere in quel modo, non puoi non marcare i calciatori, non puoi non marcare l'attaccante più pericoloso che Pettinari. Quindi va bene gli errori dell'arbitro, però non si marca in quel modo lì se sei in vantaggio fuori casa a pochi secondi dal termine. Questa è una squadra che non riesce a mantenere la concentrazione per 90 minuti, l'abbiamo detto più volte, questo è gravissimo perché non è un atteggiamento da grande squadra. Immaginate una partita playoff, una partita da dentro fuori, questi qua potrebbero fare una grande partita, un grande primo tempo come se si a Pescara, poi nella ripresa crollano. Ma qui non è campionato che c'hai la partita subito dopo col Novara e poi subito rifarti. La partita di playoff è quella, se sbagli sei fuori, quindi questo deve essere molto molto chiaro. Allora mi chiederete, a chi spetta mantenere alta questa concentrazione? Beh, ovviamente al tecnico. Questo è vero che è il primo anno per Grosso da allenatore in Serie B e probabilmente non ha ancora capito come gestire alcuni momenti della partita. Sarà un suo limite temporaneo, me lo auguro e ce lo auguriamo per lui. Magari un limite frutto dell'inesperienza oppure proprio un limite caratteriale, questo non lo so. Certo che la risposta a questo interrogativo, se un limite cronico o soltanto frutto dell'inesperienza, ci chiarirà il futuro di Fabio Grosso, se diverrà un grande allenatore o uno dei tanti. Intanto c'è un altro amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai e scusa l'attesa. Buongiorno a voi Nicolà, sono Michele D'Aglia Pesce. Le parole tue sono giuste. Purtroppo abbiamo anche la fortuna e la sfortuna che gli altri squadri si sono bloccati. La paura mia, lo sai chi è? È Foggia, che è arrivato già a 49. Là solo ho paura che il Foggia, se si mette con la testa, riesce ad andare anche in Serie A. Grazie, forza Bari. Forza Bari, ma questa c'è ormai una... come l'ho chiamata ieri l'abbiamo chiamata ieri su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, una patologia, ormai si vive in funzione del Foggia, si ha timore del Foggia, che per carità è una buona squadra, sta facendo bene, però personalmente temo ben altre squadre rispetto al Foggia, magari disputare i playoff con il Foggia. Leggo qualche messaggio prima di andare Luca Deleteris. Peppino da Palese: il calcio è un gioco serio, lasciamolo ai professionisti. Caro Nicola, questo non è un pareggio ma il fallimento di tutti, compreso Grosso, che reclama con l'arbitro per un gol preso da Pollive. Non penso stesse reclamando per quello. Poi, buongiorno ragazzi, è inutile che ci giriamo attorno, il Bari non è una grande squadra, rimane una squadretta, è inutile fare grandi nomi che poi si sono persi. Andare in Serie A per il momento meglio di no. Va bene, tra un po' leggo qualche altro messaggio. Luca Deleteris, proviamo a parlare dalla partita dal punto di vista tecnico-tattico, perché il Bari ha fatto vedere anche cose buone, questo fa ancora più rabbia. Beh sì, questo soprattutto nella prima frazione di gioco, dove la squadra era particolarmente compatta, è riuscita a mantenere sempre le giuste distanze tra i reparti e nonostante qualche errore individuale ha disputato comunque un primo tempo di buona fattura. È riuscita a trovare determinate combinazioni creando superiorità numerica, in particolar modo con Sissé, autore di un'altra ottima partita, e il tutto però è venuto meno un po' già all'inizio del secondo tempo con la rete di Mancuso, lì dove insomma hai fatto ben notare che la linea difensiva non ha per nulla lavorato bene, perché era una linea difensiva diciamo immaginaria fondamentalmente, non c'era una linea difensiva e questo ha creato chiaramente delle difficoltà al Bari, che nonostante comunque il gol subito è riuscito a mantenere il pallino del gioco, ma fondamentalmente non è riuscita a chiudere la partita. Da questo punto di vista oggettivamente mi sarei giocato la carta comunque Brienza, perché avrebbe potuto dare quella imprevedibilità al Bari che è mancata nel finale di gara. Però è chiaro che poi con l'infortunio di Bascia la situazione si è complicata e senza insomma voler trovare capri espiatori, sicuramente Petriccione non è
non è entrato bene in partita. Anche se c'è da dire che negli ultimi minuti il Bari non riusciva proprio ad uscire, quindi anche con Brienza difficilmente avremmo creato qualcosina. Luca, brevemente andiamo subito sul forum di orgogliobarese.it, è online il sondaggio che permette ai tifosi biancorossi iscritti di votare i tre migliori in campo. Quali i tre galletti più votati? Ci sono Sissé e Nenè, che hanno lavorato bene in entrambe le fasi, hanno fatto un lavoro straordinario a mio giudizio, sia nel primo tempo che nella ripresa. E in fase difensiva sono stati spesso gli uomini valori aggiunti di questo Bari. Subito dietro di loro invece c'è il solito Anderson. Leggo qualche altro messaggio. Buongiorno, sono Alessandro, mi sono rassegnato, possiamo solo piazzarci tra il quarto e il sesto posto, non riesco a capire come si può giocare un tempo perfetto e dimenticarsi il secondo con distrazioni incredibili. Tra un po' leggerò gli altri messaggi, ci sono anche quelli su Facebook, ma prima c'è un altro amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao Nicola, sono Massimo, buongiorno. Ciao Massimo, buongiorno. Ciao, dobbiamo dire grazie anche a Mikai, perché penso che se non avesse fatto quel doppio miracolo e quelli lì segnavano in quel minuto 2-2, penso che poi fino alla fine della partita eravamo capaci anche di perderla. Io un appello che faccio alla società, lo dico da abbonato, questo è il momento in cui bisogna andare allo stadio, stringersi ancora di più, abbassassero i prezzi dei biglietti, così almeno più gente, più calore, insomma, può aiutare questa squadra a prendere il volo, chissà. Ciao. È vero, magari qualche anche iniziativa al di là della riduzione dei costi dei biglietti, qualche iniziativa in effetti che possa rendere un po' più simpatica questa squadra, che possa far avvicinare un po' più i tifosi, non solo allo stadio, ma anche, noi ormai lo ripetiamo da anni, a livello di comunicazione, qualche iniziativa che possa far avvicinare, come si è fatto anche ad inizio stagione, mi ricordo quando ci furono degli incontri tra alcuni calciatori e tifosi fuori dallo stadio, fare qualcosa del genere, perché comunque aiuta in un momento soprattutto delicato come questo, penso che possa aiutare anche gli stessi giocatori. Leggo invece qualche messaggio da Facebook, c'è Marino, spero di non vedere più Marrone in campo, non ha i fondamentali del difensore. Poi Meo, buongiorno Nicola, credo che per il secondo posto basta fare tre vittorie di fila, secondo me sono abbordabili, il Frosinone dovrà fare due trasferte toste e di seguito, il Palermo ormai è cotto, basta allarmismi sul Bari, dobbiamo credere tutti, buona giornata a te e al grandissimo, tra un po' lo andiamo a salutare, non anticipiamo niente su Facebook, già sanno chi sarà il nostro opinionista quest'oggi. Bene, era spazio ai contributi audio, passiamo alle voci dei protagonisti. Questo lunedì non partiamo dalle considerazioni biancorosse, ma da quelle degli avversari, perché c'è molto da dire e aggiungere. Partiamo quindi dal tecnico degli abruzzesi, Bepi Pillon, parole raccolte da Rete 8 Pescara. Tanto non capirai. Beh, secondo voi è nettissimo, doveva fischiare il fallo assolutamente su Coda, ha fatto un gravissimo errore l'arbitro, come ha fatto sullo 0-0, sul rigore su Koulibaly, perché era netto il rigore su Koulibaly. Le partite poi, gli episodi cambiano, qui noi siamo stati penalizzati secondo me. Siamo stati bravi poi a ribaltare la partita, non era semplice perché sotto di due gol in casa, situazione di classifica così, la squadra ha dimostrato un grandissimo carattere e alla fine abbiamo meritato il pareggio, anche perché abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Questo è lo spirito che ci deve accompagnare, perché per salvarci bisogna avere questo spirito qua, mettere in campo tutto quello che si ha, non demoralizzarsi mai anche quando le cose vanno meno bene e avere la capacità e la freddezza di stare sempre lucidi nella partita. Avevo detto ai ragazzi, state calmi, 2-0, basta fare un gol, la partita si riapre, e così è stato. Abbiamo avuto la fortuna di fare subito gol con Mancuso nel secondo tempo e poi alla fine abbiamo meritato, perché abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Sì, è vero, devo ringraziarlo assolutamente, perché sotto di due gol, se magari ci contestavano, probabilmente non si riusciva a rimediare la partita. Invece grazie all'aiuto del pubblico che ci ha sostenuto anche nella difficoltà, nei momenti peggiori, ci ha portato poi ad arrivare al risultato, a cercare il gol e pareggiare la fine. Perciò io devo ringraziare il pubblico per tutto il sostegno che ci ha dato. Radio Mi Piace. E queste le lamentele di Bepi Pillon, ma per completare il tutto ascoltiamo invece cosa ha dichiarato il difensore bianco-azzurro Andrea Coda. Tanto non capirai. No, valutiamo domattina, è stata una contusione sulla coscia e il ginocchio è andato un po' in iperestensione, quindi vediamo un attimo domani le condizioni, speriamo il meglio. Ecco. Ora perché sono fasciato non si può vedere, però ho i segni sulla coscia e a mio avviso è gamba tesa e nonostante tutto dopo 4 minuti secondo me c'è anche rigore su Koulibaly, però poi non parliamo degli arbitri, parliamo di questa rimonta di carattere, e questo è lo spirito giusto che si era
era già visto a Palermo. Così almeno chiariamo i segni, della gamba tesa da tacchettata ci sono, quindi è ovvio che uno non si inventa niente o non esce così per caso. Non mi ero neanche reso conto che avessimo preso il secondo gol perché ero in terra. Prescindere da quello, come ho detto prima, con un po' più di accortezza in queste situazioni, visto che comunque ci giochiamo la vita, ci vorrebbe, ecco. Campagnaro che si apre il sopracciglio, perde sangue, giocatori che della squadra avversaria, del Bari in questo caso, che chiamano l'arbitro, perché comunque quando c'è un'uscita, una fuoriuscita di sangue, bisogna cambiare la maglietta e via discorrendo, quindi si perde tempo, nervosismo e infatti espulsione. Tante piccolezze di mestiere, va bene tutto, l'avremmo fatta anche noi a parti invertite, però se mi chiedete dell'arbitro, della gestione com'è stata, vi rispondo tranquillamente. E allora, sono essenzialmente, Coda ha anche aggiunto questi giochetti da parte del Bari per perdere tempo, non li commentiamo neanche. Luca, quindi Pillon, Coda, quindi Pescara, che si lamentano di due cose. Uno, secondo loro c'era fallo in occasione del gol di Anderson, e poi di un presunto rigore, se non ho capito male, quella presunta trattenuta di Iocolano su Koulibaly nel secondo tempo. Ma quello proprio rigore non mi sembra, perché si sono strattonati entrambi. Per quanto riguarda invece il gol di Anderson, tu hai visto delle irregolarità? Cerchiamo di essere obiettivi, ovviamente. No, sinceramente no, ho visto i giocatori arrivare entrambi al contrasto nello stesso momento, però non mi sembrava ci fossero gli estremi per fischiare un fallo ad Anderson, così come in occasione del rigore, come dicevi tu, ho visto comunque una trattenuta reciproca tra Iocolano e Koulibaly. Diciamo che nel complesso la gestione della gara da parte dell'arbitro non mi ha convinto, con errori da una parte e dall'altra, però diciamo che fondamentalmente in questi due episodi non vedo delle irregolarità, ecco. Ecco, non l'abbiamo detto, ma questa partita ha avuto anche una coda, non riferitamente al calciatore, perché è giunta nella giornata di ieri la notizia della squalifica di Fabio Grosso squalificato per aver assunto nel tunnel che porta agli spogliatoi un comportamento irriguardoso e provocatorio nei confronti del direttore di gara. Questo è quello che è stato scritto nel referto del giudice sportivo. La società biancorossa ha annunciato ricorso con una nota ufficiale che vado subito a leggere. In merito alla squalifica di una giornata nei confronti dell'allenatore Fabio Grosso, l'FC Bari ha deciso di procedere con il ricorso d'urgenza. È stato squalificato tra l'altro anche Jacopo Petriccione. Leggo qualche altro messaggio. Per me i migliori del Bari: Anderson, Sissé e Nenè, tutti nel primo tempo. Primo tempo, bene anche Bascia. Poi ciao ragazzi, sono Alessandro a Pescara, altri due punti regalati, altra occasione persa. Un invito ai giocatori a pensare più al bene della squadra che a quello personale. Vedi Galano e Sissé sul 2-0. Sì, vabbè, anche un po' di imprecisione. Buongiorno ragazzi, secondo me in questo momento bisogna solo rimanere tutti uniti. Le somme vanno tirate a fine stagione. Questo lo scrive Nino da Bari. Poi dopo l'allenamento dite di far passare tutti i calciatori da uno psicologo o psicanalista. Questo lo scrive Saverio. Poi Paolo da Valenzano: i giocatori del Bari non sono concentrati sui dettagli, sul finale di partita non puoi perdere palla in quella maniera da dilettanti, bisognava soltanto mantenere palla. Un altro messaggio: a parte l'atteggiamento in campo di una squadra incapace di chiudere la gara, una fase difensiva da incubo con Gomber, che dovrebbe essere il miglior marcatore. Si può avere la difesa alta ma senza perdere di vista gli attaccanti. Questo lo scrive Pasquale. Beh, comunque Gomber qualche pezza l'ha messa, anche se un calciatore un po' strano, però insomma, è comunque alla fine efficace. Bene, ora invece passiamo, ascoltiamo come hanno visto la partita i protagonisti biancorossi. Partiamo dal tecnico del Bari, Fabio Grosso. Tanto non capirai. Ma credo che oggi la squadra ha disputato un'ottima partita. Primo tempo siamo stati in lungo e largo padroni del campo. Sapevamo che l'avversario è un avversario ostico con qualità, che aveva bisogno di punti, però nel primo tempo credo che abbiamo strameritato questo punteggio e siamo rientrati in campo purtroppo commettendo un'ingenuità dopo pochi secondi e abbiamo riaperto una gara che fino a quel momento aveva avuto poca storia. E poi il secondo tempo è stato un po' più giocato, insomma, sicuramente in campo ci sono anche gli avversari, hanno creato qualche occasione per poter pareggiare, penso che abbiamo creato anche noi qualche presupposto per poter fare il terzo e purtroppo quando la partita poi era sul finire abbiamo messo un'altra ingenuità che ci ha privato dei tre punti che credo sarebbero stati meritati, però quando non si riesce a ottenerne tre va bene anche farne uno e andare avanti.
A me piace vedere in cosa è venuto bene, perché abbiamo disputato un'ottima gara, soffrendo degli avversari di qualità, perché abbiamo detto più di una volta che questi avversari sono andati domenica fuori casa a Palermo a imporre il gioco e oggi l'hanno fatto meno, e usciamo da questo campo con delusione che speriamo di riuscire a riportare in forza e coraggio nella partita di martedì. Ma penso che la prestazione è stata ottima da parte di più di un giocatore, abbiamo fatto un'ottima partita, peccato per l'ingenuità commessa nei primi minuti del secondo tempo e negli ultimi minuti del secondo tempo, che non ci ha permesso di portare a casa 3 punti che penso potevano essere anche meritati. Ma no, nonostante niente, io sono sempre contento di tornare a Pescara, è la mia città, ci torno tutti gli anni, non ci vivo più perché vivo fuori, però d'estate sono sempre qui con la mia famiglia, quindi la superficialità di qualche persona non cambia il mio pensiero sulla mia città di tutta la vita, quindi non c'è nessun problema. A me non piace parlare degli episodi, perché è una partita che poi noi qualche domenica fa siamo stati in grado di vincere nei minuti di recupero. I minuti di recupero fanno parte del gioco, però non mi piace approfondire questo argomento, anche se secondo me la gestione del finale poteva essere un po' diversa da parte dell'arbitro, però sicuramente non ha inciso sul risultato, che è un risultato di parità, ce lo portiamo a casa, consapevoli di quanto di buono abbiamo fatto e anche consapevoli degli errori che non dobbiamo ripetere in futuro. A me piace parlare di calcio, poi ovviamente si commettono gli errori, secondo me sono stati commessi da qualche persona degli errori, però insomma un peccato perché viene macchiato il nome di una città che insomma penso non meriti di essere macchiato in questa maniera, però ripeto, conosco benissimo la città, ci vivo da una vita e quindi non c'è nessunissimo problema con nessuno. Con un risultato che penso oggi forse avremmo anche meritato, ci saremmo avvicinati ancora di più. Noi ogni prepartita proviamo sempre a cercare di grattare dei punti a chi ci sta davanti, cercando di non farci superare chi ci sta dietro, e oggi avremmo potuto fare un triplo salto in avanti, peccato perché nel finale abbiamo dovuto fare 2 passi indietro, e questo è il rammarico di oggi, che trasformeremo il prima possibile in energia positiva, perché martedì abbiamo un altro incontro importantissimo. Radio Mi Piace. E questo Fabio Grosso, che ha giustamente stigmatizzato quanto accaduto tra venerdì e sabato, tra un po' ne andremo a parlare, per il resto lui ha parlato di una grande partita, sì, una buona partita nel primo tempo, poi bisogna comunque guardare tutti i 90 minuti, tutti i 94 minuti, anzi 96 minuti, questi 6 minuti di recupero, e parlare di grande partita non è, secondo me, oggettivamente giusto. Tra i protagonisti in positivo del match sicuramente l'attaccante brasiliano Nenè, ascoltiamo le sue considerazioni a fine gara. Tanto non capirai. Abbiamo fatto mezz'ora di primo tempo, bene, abbiamo già un po' lasciato molare un quarto d'ora della fine del primo tempo, e il secondo tempo prendono gol subito, abbiamo sofferto tanto, però meritiamo questi punti, non si può arrabbiare per aver fatto questi punti, però fuori casa ci sta, però dobbiamo migliorare meglio molto molto la parte di gestire più la palla quando si vince una partita al primo tempo 2-0. Una partita del genere, quando inizia una partita e 20 minuti fa 2-0 fuori casa, e giocare qua contro Pescara, una squadra che è in difficoltà, c'è un momento abbastanza particolare, a fare 2-0 e riuscire a non vincere questa partita è abbastanza brutto, diciamo così. Però è una lezione che abbiamo fatto già con la Salernitana, qua è a Pescara, una squadra che vuoi andare in Serie A non puoi mai perdere questi punti qua, visto che l'altra sono tutte pareggiate. Quando sta vincendo una partita 2-1 e prendono gol come hanno preso sul recupero, a loro è un punto abbastanza molto molto regalato, allora, nel senso, perché noi possiamo fare molto molto di meglio, e noi in un momento di disattenzione abbiamo preso questi gol, però dobbiamo alzare la testa, abbiamo una partita martedì per rimettere questo risultato. Non solo la mister, ma tutti i tifosi di Bari, tutti quelli che siamo, tutto il nostro lavoro di ogni giorno. È una partita per regalare 3 punti a tutti i sacrifici che facciamo, ogni partita, ogni trasferta, e tutte quelle che facciamo. Però non possiamo, ragazzi, lasciare partire 3 punti così in una partita che possiamo fare anche 2-3 gol che abbiamo fatto. Bisogna già dimenticare subito questa partita, nel senso, non sarà facile, però martedì si gioca e dobbiamo fare il nostro lavoro dentro di casa. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura, e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicurative.
assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Radio Mi Piace. Bene, siamo giunti allo spazio dedicato all'opinionista del lunedì per approfondire le varie tematiche emerse in queste ore. Ci affidiamo alla competenza e all'esperienza del giornalista di Radio Norba, Michele Salomone. Buongiorno Michele, ben ritrovato qui a Tanto Lo Capirai. Buongiorno Nicola, ciao, buona settimana a tutti, ciao. Grazie Michele. Allora Michele, tu di partite del Bari ne hai viste e commentate migliaia, anzi dammi anche il dato preciso delle partite che hai commentato come radiocronista, ma in una ipotetica scala di valori, quanto ti ha fatto arrabbiare la rimonta subita sabato a Pescara? Ma direi tantissimo, anche perché mi informavano dalla radio, dallo studio, durante la radiocronaca, di risultati che arrivavano dagli altri campi, per cui era un'altra occasione buttata al vento. Non è la prima volta che questo accade, sia in questo campionato, se soltanto penso al finale di Bari Vercelli, ma anche nella storia, insomma, ci sono state situazioni direi ancora più brucianti, insomma, negli anni. Adesso a memoria me ne viene una ad Ascoli, insomma, una partita che era vinta, però è chiaro che ovviamente dobbiamo pensare al presente, e devo dirti, insomma, in tutta onestà che questa è stata l'ennesima volta in cui questa squadra ci ha deluso, non tanto nei minuti finali, io dico proprio per l'atteggiamento che ha avuto durante il secondo tempo, così come contro la Salernitana è apparso chiaro che la squadra si stava abbassando, si stava contraendo, e poi, come accade nel calcio, prima o poi il gol lo prendi, o se non lo prendi è solo per una coincidenza fortuita, ma la logica è quella, insomma, no? Per cui che poi lo prendi nei minuti di recupero, che lo prendi al 38esimo. Io vorrei ricordare che nel secondo tempo Mikai, che ha riscattato alcune prove recenti non all'altezza della situazione, ci ha salvato il risultato in almeno due o tre circostanze. E quindi alla fine, poi, se andiamo a fare i conti, andiamo a vedere, il primo tempo l'ha giocato meglio il Bari, il secondo lo ha giocato meglio il Pescara, però sul piano delle occasioni da gol alla fine ne ha avuti di più il Pescara, voglio dire in modo complessivo, no? Quindi ecco perché c'è da riflettere. Michele, ancora una volta abbiamo visto appunto una squadra dai due volti, e soprattutto nella stessa partita. Io ho parlato di semplice deconcentrazione, sei d'accordo o secondo te c'è dell'altro? Ma guarda, può essere, è una lettura abbastanza plausibile quella tua, perché io non posso pensare che sia un errore, come si dice di solito, di ingenuità, ma quell'ingenuità, cioè il Bari ha un portiere che ormai non è più, voglio dire, un ragazzino, in difesa c'ha Marrone che non è un ragazzino, c'ha Bascia, c'ha Nenè, cioè sono tutti calciatori che ovviamente ti fanno pensare ad una squadra, voglio dire, che non può lasciarsi andare a queste situazioni. Può capitare una volta, può capitare due volte, però quando questo succede posso pensare anche, già che accade ultimamente sempre nel secondo tempo, ad un calo fisico, non lo so, anche quello, certo, forse aveva pensato il Bari di averla vinta questa partita, ma contro la Salernitana, per esempio, poteva mai pensare il Bari di averla vinta essendo andato al riposo per 1-0? E però si è abbassata lo stesso, la squadra. Che non ci sia un fatto di preparazione fisica, di adesso questo io ovviamente è un'ipotesi, così come quella tua, escluderei però l'ingenuità, l'inesperienza, perché è una squadra che sul piano dell'esperienza ne ha da vendere, anzi da dare alle altre squadre. Michele, analizzando la partita dal punto di vista tecnico, cerchiamo di trovare anche qualcosa di positivo. Io ho sottolineato le ottime prove di Nenè e Sissé. Per i due ancora gol, prestazioni convincenti, ovviamente ha segnato solo Nenè. La domanda è: abbiamo trovato finalmente una nuova coppia gol dopo quella Galano in prota? Speriamo, può essere. Le soluzioni al vaglio di Grosso sono tante. Io sono sempre dell'idea che 30 calciatori titolari in una squadra di Serie B teoricamente sono un vantaggio per l'allenatore, che ha la possibilità di scelta. Però l'allenatore fatica tantissimo, deve faticare tantissimo nel tenere gli equilibri di spogliatoio.
Perché un conto è che tu hai 22-23 calciatori titolari e poi il resto ragazzini, giovani della primavera. Un conto è che ne hai 30, il Bari ha 30 calciatori, sono tutti e 30 potenziali titolari. E questo pone l'allenatore nel momento delle scelte in una situazione di difficoltà. Perché tu ne porti in panchina, ma voglio dire, alla fine 14 giocano, alcuni devi mandarli addirittura in tribuna. Però adesso vediamola questa cosa dal lato. Io ti ripeto, sono contrario a questo tipo di organici così, così vasti sul piano di gente che può essere titolare, per carità, perché ti ripeto, se poi tu ci metti i giovani, quelli ovviamente non protestano, non dicono nulla, ma in un ambiente di 30 calciatori titolari, chi ne sta fuori? E ti comincia ovviamente a mettere il muso, e quindi l'allenatore magari lo fa giocare quando invece dovrebbe fare altre scelte, perché teme che si spacchi qualche equilibrio nello spogliatoio. Ecco perché io dico, però guardiamo la cosa dal lato positivo, adesso sta andando bene Nenè, sta andando bene anche Cissé, Galano, se ritroviamo Galano, abbiamo fatto 13, abbiamo fatto bingo, perché ovviamente insomma, sarebbe il massimo. Michele, oltre il danno, perché comunque alla fine una rimonta da 2-0 a 2-2 è un danno, la beffa, perché è giunta, diciamo a sorpresa, perché nessuno l'aveva capito, credo, questa squalifica per Grosso. Ecco, davvero difficile pensare ad un, tu che lo intervisti ogni fine gara, difficile pensare ad un Grosso alterato che si rivolge in maniera sgarbata nei confronti dell'arbitro. No, guarda Nicola, no, guarda, ti devo contraddire perché io l'ho detto subito, guarda, ho tenuto il collegamento, io di solito come fischia l'arbitro do la linea alla pubblicità e poi faccio il commento, ho fatto uno strappo alla regola, ho tenuto proprio perché ho visto Grosso andare a correre verso l'arbitro in modo irrituale. Michele, quello l'abbiamo visto tutti, io mi riferisco a quello che sarebbe accaduto nello nel tunnel. Perché non lo è lì che è scattata la squalifica. Non lo sappiamo, un fatto è certo, che Grosso, secondo me era stato informato, ma tant'è vero che poi quando è venuto in sala stampa non ha mai parlato dell'episodio del fischio che non ci sarebbe stato sulla battuta del calcio di punizione, che qualcuno si era inventato. Qualcuno lo ha trasmesso, questo avrà convinto Grosso, il quale è andato verso Pinzani e certamente insomma non gli è andato a dire guardi arbitro, lei ha fatto una direzione di gara, no, assolutamente qualcosa è accaduto, certo. Scappa la pazienza Buffon, ho detto che questa è stata la settimana dei campioni del mondo che se la sono presa con gli arbitri, e voglio dire ci sta pure che questo accada a Grosso, il quale però deve aver fatto ammenda, perché poi quando è venuto in sala stampa lui non ha assolutamente parlato dell'episodio, che non è vero perché l'arbitro poi ha fischiato, invece loro erano convinti, qualcuno avrà convinto Grosso, del resto guarda la logica, no? Allora perché protestare alla fine? Se l'arbitro non ha fischiato e quindi io difensore sono stato, come dire, sono stato ingannato perché attendevo il fischio dell'arbitro, certo. E quindi gli avversari invece hanno battuto senza il fischio dell'arbitro, io sono rimasto fermo e hanno fatto gol. Vado subito a protestare, non vado dopo 3 minuti e mezzo quando finisce la partita. Quindi evidentemente qualcuno deve aver convinto Grosso che c'era stata che si era verificata questa situazione. E Grosso non ci ha visto più, erano i minuti finali, ha capito che, e quindi sicuramente non credo che gli abbia fatto dei complimenti, perché se vogliamo, fermo restando che Grosso è una bravissima persona, è uno degli allenatori sicuramente più disponibili che ci sono, però io sinceramente non solo mi aspettavo la squalifica di Grosso, ma mi aspettavo anche la squalifica per esempio di Bruno Flores, che era andato proprio insieme a tanti altri compagni di squadra attorno all'arbitro, alla fine l'arbitro è stato accerchiato. Ti ripeto, ho tenuto la linea ancora per 3 o 4 minuti in modo irrituale, perché di solito dopo il fischio dell'arbitro c'è la pubblicità e quindi... No, su questo guarda, credo che... Okay. C'è andata di lusso. Tra l'altro, rivedendo anche le immagini, si vede che mentre calcia il centrocampista del Pescara, il Bari comunque schierato, stanno guardando la palla, non sono certo, insomma, si vede che pronti per riprendere il gioco. Ieri lo stesso Bari Calcio ha ammesso tramite un suo rappresentante che effettivamente l'arbitro ha alzato la mano e ha fischiato. Quindi è stato riferito a Grosso, una cosa, la colpa è loro, anche perché non è la prima volta. Del resto voglio dire, bisogna farmi la colpa, è la circostanza che Grosso in sala stampa di questo episodio non abbia assolutamente parlato, evidentemente poi subito dopo si è reso conto e magari è andato a chiedere scusa anche a Pinzani.
Michele, infine ti giro la domanda che sto facendo a tutti gli opinionisti che stanno intervenendo qui a Tanto Non Capirai. Ad oggi, a giochi ancora aperti, tu confermeresti Fabio Grosso per la prossima stagione? Fermo stato che c'ha comunque altri anni di contratto. Ma intanto bisogna vedere se lui è disposto a restare a Bari, perché probabilmente qualche, non lo so, anche lui fa delle scelte. Dipende, io sono contrario ai cambi di allenatore continui. È evidente che quando è stato preso Grosso si sapeva che era un allenatore che aveva allenato la Juventus primavera e che venendo a Bari si sarebbe trovato per la prima volta nella situazione di allenare una squadra di Serie B, che è un'altra cosa, e che quindi deve fare esperienza. Io ricordo che quando il secondo anno facevo le radiocronache avevo ancora dei problemi, mangiavo prima della partita, cosa che non si può fare, perché non avevo capito che invece prima della partita bisogna stare 3 ore senza pranzare se vuoi fare una buona radiocronaca. Cioè commettevo degli errori, no? Cioè, negli stadi grandi, per esempio, seguivo il pallone e quindi la radiocronaca non azzeccava il nome di un calciatore. Oddio, è vero che non azzecco manco adesso, però scherzi a parte, è chiaro che si fanno degli errori che devi mettere in conto, a meno che non sei Antonio Conte, ma Antonio Conte è l'eccezione. La regola è che bisogna fare esperienza, quindi se tu prendi Grosso non lo puoi prendere, secondo me, per una stagione. Adesso provo, adesso vado sull'allenatore. Confermerei Grosso per un fatto, come dire, di continuità, fermo restando che è evidente, e immagino che anche lui ne sia convinto, non tutte le sue scelte sono quelle migliori, o quantomeno il margine di errore che ha è più elevato rispetto magari ad un allenatore più navigato. Ma questo è normale, è giusto o no? Quando hai iniziato a fare radio, io ricordo, no? E tu chiedevi consigli, perché? Perché evidentemente avrei fatto degli errori, dei quali, ma è normale. Un conto è allenare la Juventus primavera, un conto, ecco perché io confermerei Grosso, perché se l'ho preso immagino che dovevo guardare ad un discorso di prospettiva, non potevo immaginare che dovesse farmi. Poi bisogna vedere se lui vuole stare a Bari, non è solo proprio certo. Convinto al 100%. Recentemente ha fatto una dichiarazione, ha detto alla fine parlerò io, visto e considerato che dite che non dico mai nulla, e poi vediamo che cosa ci dirà. Magari tutto quello che non ha detto in un anno lo dirà in un'unica conferenza stampa. Perfetto, io ringrazio il giornalista e radiocronista di Radio Norba Michele Salomone per essere intervenuto ai nostri microfoni. Michele, grazie mille, buona giornata, alla prossima. Grazie, ciao. Ciao Michele. Bene, leggo qualche altro messaggio al volo prima di chiudere, avremmo altre cose da dire e proporvi, però non ce la facciamo con i tempi. Allora, buongiorno ragazzi, ricordo a tutti che ci sono 11 avversari in campo e noi non siamo il Real Madrid, non si molla niente, questo lo scrive Maurizio. Poi, buongiorno a tutti, basta con questo Foggia, ma che tifosi sono quelli che elogiano e temono il Foggia, questo lo scrive Gianni da Bari. Leggo qualche messaggio invece giunto su WhatsApp, su Facebook. C'è Mario che scrive: il problema non è solo Marrone, ma la mancanza di carattere e concentrazione da saper contenere certe vittorie. Poi Carlo: questa squadra manca il leader, di qualcuno che tenga sempre accesa la luce fino alla fine della partita in tutti i reparti. Poi Antonio: la difesa non è una novità, balla molto con Marrone e Balcovez. Vorrei evidenziare il clima infuocato a Pescara in tribuna, soprattutto nel secondo tempo, è stato un continuo di offese pesanti e strattonamenti da parte di quasi tutti gli spettatori presenti, 100 steward e decine di agenti in assetto da guerriglia in tutta la zona fino all'autostrada. Ma cosa volevano dei tifosi del Bari? Quindi raccogliamo anche questa testimonianza di Antonio, quindi trattamento non certo di favore per i tifosi del Bari in tribuna all'Adriatico. Bene, è veramente tutto anche per quest'oggi, io vi ringrazio, vi ricordo che le repliche di Tanto Non Capirai sono disponibili sul canale ufficiale YouTube di Radio Mi Piaci, ma sono anche su Spreaker e sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Mi Piaci. Saluto e ringrazio Luca Deleteris, Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, grazie a te, una buona settimana a tutti i tifosi del Bari, una settimana bella e intensa. Eh sì. Ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Tanto Non Capirai torna quindi domani qui su Radio Mi Piaci con una nuova puntata. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.